Buonasera Gioie, buonasera, benvenuto in Emicesso nuovamente. Allora, topoline, nulla, ho fatto questo video in due parti perché mi stavo preparando e tutto. Poi, niente, mi ha chiamato la chicca, mi ha fatto, dice mamma, sono pronta, sono qui che ti aspetto, perché ci avevamo da andare dal dentista. Nulla, per cui ho dovuto spegnere tutto, spero di aver girato tutto, non mi ricordo perché la testa mi va a pepere a me. Spero di aver girato tutto e niente di aver concluso bene il video, ecco, vi chiedo scusa se a volte non l'ho fatto. Comunque ragazze, vi lascio velocemente il tutorial e niente, un bacio, un abbraccione. Ciao! Eccoci qua pronte per registrare. Allora, andiamo, ho già passato la mia base di Bandiera. crema. Ho usato questa qua, questo campioncino che mi ha regalato Eva, che c'ha l'erboristeria qua nel mio paese, si chiama l'Artiglio del Diavolo. Quindi c'ha dei prodottini che sono la fine del mondo. Ciao Eva, ho usato questa cremina qua che è praticamente, oltre a essere una crema nutriente, è anche una crema schiarente e elimina tutte le, come si dice, le macchie scure della pelle. Che ne so, io ho il brutto vizio, maledetto me, di schiacciarmi i foruncoli, i buboni, com'è che voi li chiamate, insomma i foruncoli, e quindi questa cremina qua, dopo restano tutte le macchie, è normalissimo, insomma, guardate qua l'ho schiacciata e sono restate queste due macchie. Con questa cremina, infatti, volevo comprarla ad azione schiarente, riesce ad aiutarvi a togliere queste macchioline. D'accordo, ragazze, adesso vado a mettere la mia cremina della Garnier, questa la BB Cream, che è buonissima, io mi trovo benissimo con questa, e la metto con stile fondotinta, con il pennellino. Devo fare una cosina veloce veloce perché devo andare a Pian Castagnaio, è un paesino qua vicino con mia figlia, che si deve levare un dentino, un dentone, perché le si è spaccato, insomma, se lo deve togliere, ecco. Allora, iniziamo a passare la cremina. Questa, Madonna, ho fatto un casino con questi capelli. Mannaggia, me li sono tirati tutti nei capelli, la crema me la sono messa. Allora, mi sono già vestita così almeno facciamo le cosine veloci veloci, perché alle 4 viene, sono le 3 e mezzo, ditemi voi, non c'ho nemmeno il tempo di prepararmi, però ci prepariamo insieme, ragazze. Madonna, quanto mi che un po' di correttore perché ho delle occhiaie disastrate, veramente. Scusate. E adesso andiamo a prendere il correttore e andiamo a correggere queste sventure, perché sono proprio sventure queste occhiaie. Mamma mia, gente, mi vergogno come una ladra. Sono proprio brutte, però che ci volete fare? Ah, dopo vi faccio vedere la novità, guardate qua che cosa è venuto oggi, che cosa è arrivato nella mia dimora. Guardate che spettacolo, custode rosa. Poi dopo ve li faccio vedere. Allora, vado a prendere questo correttore di Kiko, che c'è un buco enorme in mezzo, che è il numero 01, vedete? E è questo qua chiaro 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 per queste occhiaie brutte. Allora, oi oi, occhiaie, però è boh, non so come mai ultimamente ho, forse solo un po' di stanchezza, un po' di stress accumulato. Ora mi sto tranquillizzando e piano piano andranno via, insomma, ecco. Domani è anche l'ultimo giorno di lavoro delle mitope, poi non so nemmeno che fanno, se restano qua, c'hanno fino al, boh, penso fino al 2 di maggio. Fanno il ponte, ecco, che bello. Io so, Madonna, mi balla che st'occhio oggi da morire, c'ho l'occhio ballerino, so. Va bene, dai, prendiamo un pennellone per
per mettere la cipria. Allora, prendo questo pennellone nuovo, questo qua che, Madonna quanto sono morbidi questi pennelloni, eh? Sono proprio morbidi. Allora, prendo la mia cipria di New York Colors, si chiama questa cipria qua. È molto chiara, perché se vedete è molto chiara, oddio scusate, è molto chiara, però mi trovo parecchio bene. Allora, il colore è 701A, è una polvere molto fina. Io mi trovo davvero. Madonna quanto sono morbidi. Se un mi sbrigo io con questo coso, con questo trucco, va a finire che faccio il tutorial a metà, perché devo andare via alle 4 la mia figliola. Sono manca 20 minuti alle 4. Ce la farò in 20 minuti a fare questo tutorial, a truccarmi. Oi oi. Velocissima, strega, dai. Allora, andiamo a prendere, visto che ho una magliettina rosa, vado a prendere questo blush della Bianconiglio, e è il numero 19, e ha questo colore qua, a me piace molto, è molto intenso come colore e mi piace davvero tanto. E lo vado a prendere con questo pennellino qua. Occhio se usate questo blush qua della Bianconiglio, perché è molto pigmentato e si rischia davvero di farle cose stile Heidi, ragazze, quindi mi raccomando, eh. Se dovete usarlo, occhio, insomma, va aperto, perché anche io a volte, cioè, che quando non mi trucco, che c'ho poca luce, poi dopo magari vado alla luce e mi vedo queste due cose. Oh, ho detto che ho fatto, dico, sono diventata Heidi. Allora, andiamo a prendere le matite per le sopracciglia, e andiamo a sistemare anche queste sopracciglia che sono disastrose. Allora, vado a prendere la mia matitina, sempre lei di Bottega Verde, e vado a sistemare queste sopracciglia. Allora, scusate, sono fuori. Vediamo, se ce la facciamo. Prendo questa matita della NYX e vado a fare la mia base, ragazze. Sfumandola. Allora, poi vado a prendere la palettina, questa qua 24 ore di Bella Oggi, e uso, chi è che mi segue su Facebook o su Instagram già lo sa, insomma, che perché l'avevo già detto stamattina che volevo usare questi colorini sul rosa e viola, vedete questi qua? Eccolo qua, vedete? Oddio, speriamo che me lo metta questo lavanda, vedete? Oddio, aspettate, vediamo un po' se mi riesce di farmelo. Ecco, questo lavanda qua che mi piace tantissimo, e vado a fare la mia base qua nella palpebra mobile. Ok, prendo questo pennellino qua di Zoeva, che è il smudge, a me non mi riesce a dirlo, comunque. E vado a prendere la base, quella rosa, questa qua. Oddio, scusatemi, vediamo un po' se ce la faccio. Eccola, questa qua, rosa, nella palpebra superiore. Eccola qua. Va bene. Adesso vado a prendere, con un pennellino più piccolo, vado a prendere, questo violettina qua, e lo passo nella piega dell'occhio con questo pennellino. Ok. Vado a creare tipo una V a bordo occhio, proprio alla fine dell'occhio, ragazze.
poi dopo prendo un pennellino da sfumatura e sfumo tutto il colore, vediamo che cosa succede, eh. Allora. Un pochino largo, però per sfumare bene mi serve. Sì, e qua ci siamo. Adesso questo va appena, vado a prendere un colorino chiaro chiaro e lo passo sopra, sotto l'arcata sopraccigliare. Eccolo qua, matitina nera e vado a fare. Adesso vado a prendere il mio piegaciglie, magia, magia. Ecco, e poi vado a prendere, questo è eyeliner della Essence. Questo qua è questo eyeliner, sì, vabbè, buonanotte. Questo è eyeliner della Essence che è fatto stile pennarello, vedete? Mascara, quello nuovo di Bottega Verde che c'ha la vitamina E dentro e vado a preparare le mie ciglia. Vediamo. Sulle labbra vado a mettere Mille Kisses della Rimmel, questo diciamo questa matita rossetto che mi fa impazzire.